È stata una buona partita in sostanza, perché comunque abbiamo raggiunto passaggio del turno, nessuno si è fatto male, abbiamo rischiato poco, anche sapendo che comunque Regina veniva qua con le seconde linee, come tra l'altro abbiamo fatto noi, però l'unica mia preoccupazione per queste partite era di prenderla sotto gamba, di sottovalutarla e tutto, vedendo anche ambiente e tutto, ma questo ripetuto ieri, stamattina e oggi prima della partita, e sono stati bravi perché l'hanno preso sul serio e hanno fatto una buona partita. Al di là del risultato, però comunque hanno giocato bene. Per quanto riguarda i ragazzi, penso che Carraro, primi 10-15 minuti, era un po' normale, emozionato e tutto teso, poi dopo ha fatto bene. Babacar, anche lui, al di là del gol, comunque si è mosso bene. È un po' discontinuo, però è normale, perché noi parliamo di Babacar, ma magari lui è più giovane di tutti gli altri, perché ha 17 anni, perciò, però si vede che ha potenzialità enormi e che deve crescere tantissimo. Però sono contento anche della prova di Babacar. Seferovic, anche lui ha fatto bene, ha fatto suo, l'abbiamo messo là davanti, ha fatto la guerra con i loro difensori centrali, ha avuto un'occasione anche per fare gol, ha gestito bene la palla. Questi qua, poi Massi comunque è entrato là, ha fatto il suo. Mi dispiace per Pappavaigo che non è potuto entrare, perché comunque volevamo cambiarlo con Cerci, poi alla fine ha avuto crampi Felipe e dovevamo cambiarlo. Cioè, penso che questo più o meno è quello, no? 7 e mezzo. Va bene. Qualcun altro? In giornata è arrivata la notizia che probabilmente non si gioca l'11 e il 12 dicembre, sciopero. Che idea ti sei fatto? Ma non mi sono fatto nessuna idea, perché è la prima volta che sento queste da te, ma non lo so. Io penso comunque che si giocherà, perché si farà così, poi 3-4 giorni prima che poi si troverà d'accordo. Poi se non si gioca, pazienza, noi possiamo andare a casa, perché ormai 19 non giochiamo, 11 non giochiamo. Sì. Però anche quella non è sicura, perché è 14, ma non si sa se è proprio quella. Perciò io spero che sarà 14, perché se no facciamo vacanze troppo lunghe. Però purtroppo sono cose che sono più grandi di noi, non possiamo far nulla, e aspettiamo decisione, vediamo quello se succede, se riescono a trovarsi d'accordo, anche se io penso comunque che a fine si giocherà. Senta mister, aveva in mente qualcosa per la squadra a proposito di questo lungo periodo di sosta che ci sarà? Avete già pianificato qualcosa, non so, un amichevole, una specie di ritiro? Guarda che prima della sosta ci abbiamo altre due partite importantissime, perciò adesso pensiamo a Cagliari, poi dopo pensiamo a Udinese, poi vediamo quello che succede, se si gioca o non si gioca, poi dopodiché penseremo a altre cose, perché adesso programmare lavoro, non sapendo quando, se si gioca 11 o 12, se si gioca 14, inutile programmare lavoro. Sappiamo più o meno le vacanze, quali saranno, quanto saranno, quello è sicuro, perché 19 sarà ultimo allenamento e saranno liberi fino a 28.